Bentornati in studio, è venuta a trovarci una nostra strettissima collaboratrice Maddalena Mensa. Buonasera Maddalena. Buonasera, grazie per avermi invitato, grazie Gaetano, grazie Arianna. Buonasera Maddalena. Sono veramente onorata di essere Allora, qui. Arianna, a te la parola. Eh sì, appunto, oggi abbiamo con noi un ospite davvero molto gradito, un'artista poliedrica, infatti è un'attrice, una giornalista, ma anche una scrittrice e una cantante, appunto Maddalena Menza, oltre che nostra collaboratrice ormai da tantissimi Certo, anni per la questo parte è prima di cultura. tutto questo, E questo naturalmente. lo E questo è ricordiamo. molto importante. Sì, Sì, grazie. ma guarda, adesso una domanda molto semplice. Ripercorrici la tua carriera brevemente, anche se so che è Benissimo. molto lunga, però Va provaci, bene, insomma. d'accordo. Allora, innanzitutto vi volevo appunto ringraziare, come ho già detto, perché mi date l'opportunità di parlare di me. E soprattutto la mia caratteristica principale è la curiosità che mi porta a esplorare tanti campi espressivi. E sono grata alla mia splendida famiglia napoletana che mi ha dato l'amore per la cultura, per l'arte, i fattarielli, la musica, il teatro. E quindi io ho cominciato fin da bambina ad avere interesse per l'arte in tutte le forme espressive. Poi sono stata un po' fortunata, anche se per ora non sono diventata famosa, ma spero che in vecchiaia magari questo accada. Comunque ho avuto la fortuna di essere allieva di Edoardo De Filippo, ho lavorato con la compagnia di Claudio De Simone in teatro, poi al cinema con il grande maestro Federico Fellini, e con Dino Risi e tanti grandi, Ettore Scola e Carlo Verdone con parti più piccole. E poi anche la mia carriera diciamo di giornalista e scrittrice, che adesso come giornalista sono arrivata al 30º anno, ho cominciato con Paese Sera, con teatro cult, con film, perché sono anche appunto critica cinematografica, mi piace molto il mondo del cinema. E diciamo nel corso della carriera poi ho esplorato vari mondi, perché sono anche maestra, docente universitario, ho insegnato letteratura per l'infanzia, semiologia del cinema, e quindi diciamo ho continuato poi con le collaborazioni appunto a Luce Nuova sui Fatti, ma anche Campo dei Fiori, tante tante Diciamolo tante con un tono forte, d'estate, Luce Nuova sui Fatti. Luce Nuova sui Fatti Anche Campo dei e Fiori. Campo dei Fiori, che è partner media, non dimentichiamo, quindi sono veramente onorata. E quindi dicevo che devo tutto a. Ah, e poi ho lavorato anche in televisione col grande mitico Lino Banfi a Domenica Inn, dove ho fatto La ragazza pompona, un'esperienza divertentissima e piena di grandi incontri con personaggi importanti come Audrey Hepburn, che mi è rimasta nel cuore. E la cosa poi significativa della mia carriera è che tutto ciò che ho fatto. L'ho fatto grazie a me stessa, oltre alla mia Wow, famiglia napoletana, il mio complimenti. maestro di scrittura che è stato molto importante, il professor Aldo Musacchio, che purtroppo non c'è più. Devo dire che poi non, tutte le cose le ho esplorate da sola e questo non è poco, devo dire, veramente. Allora, Ecco Maddalena, qua. non so, Sì, ho perfetto, noi sappiamo che completato. Sì, sarebbe sì, sì. No, vabbè, difficile non voglio. completare questa Sì. disamina. Allora, io parlo più sul mio programma, Luce Nuova sui Fatti, è nata questa importante e qualificata, anzi ti ringrazio pubblicamente per questa collaborazione, Pane e Grazie Cinema e tante a te. Certo. interviste che hai fatto a personaggi celeberrimi. Io vorrei sapere quali sono quelli che ti sono rimasti più impressi e qual è l'intervista o le interviste che ti hanno gratificato di più. Sì, allora io ti ringrazio per questa domanda perché ho proprio pensato a un mio canale YouTube che praticamente ripercorre tutte le esperienze più significative, i ritratti di grandi protagonisti del nostro cinema, del nostro teatro, anche quelli un po' meno conosciuti. Però quelli che mi sono rimasti nel cuore tra quelli che ho intervistato e sicuramente sono stati Lando Buzzanca, il mitico Lando Buzzanca, Recentemente addirittura scomparso sì, che purtroppo. purtroppo l'anno scorso è scomparso, però diciamo è riuscito a conquistare anche la simpatia. E tra l'altro l'intervista che ho fatto io, adesso devo essere un po' vanitosa, sta sul Wikipedia dell'attore, l'ho messa io, Ma quindi complimenti. è una grande gioia, anche perché secondo me Lando Buzzanca è stato un personaggio molto bravo, molto popolare,
però non ancora adeguatamente valorizzato per quanto meriterebbe, perché comunque è stato un personaggio significativo. Poi un altro personaggio che ho intervistato, appunto molto, che diciamo mi ha colpito, è stato Tiberio Murgia. Tiberio Murgia era il ferribotte dei Soliti Ignoti, per chi più grandicelli, di Mario Monicelli, e lui è stato una specie di Cenerentolo, che è incontrato da Monicelli mentre faceva il lavapiatti, era un semplice operaio, eccetera. Però Monicelli ha subito individuato un volto cinematografico e anche una capacità poi di recitare, perché lui, dalla piccola apparizione, dalla prima apparizione che ha fatto, poi ha realizzato 155 film, e mi ha colpito per la sua umiltà. E perché nell'intervista c'è proprio uno spaccato della nostra Italia, perché lui era poverissimo, era sardo, quindi si Però faceva la racconta, parte del lui faceva la siciliano. parte del E infatti. siciliano, ed è stato scelto tra tantissimi, tantissimi personaggi. Ma poi ho anche intervistato adesso recentemente proprio il vedovo di Carla Fracci, il maestro Beppe Menegatti, che ha una certa età, 96 anni, ancora perfettamente lucido, e ha parlato della grande Maria Callas. È un'intervista molto breve, ma molto, secondo me, intensa, e in cui lui ricorda la grande divina Maria Callas con accenti veramente personali. E poi vabbè, ce ne stanno tanti altri, perché Io ho un inciso sicuramente sì. brevissimo, Fellini. Ah sì, poi ho avuto la fortuna di lavorare con Fellini, Non possiamo e dimenticarlo. certo, quella è una cosa meravigliosa. E tra l'altro, ho notato che tutti i grandi con cui ho avuto l'onore di collaborare, ma dico anche di conoscere, avevano appunto questa caratteristica dell'umanità e dell'umiltà che mi è rimasta nel Certo. cuore, perché per esempio l'esperienza magica della Voce della Luna, quando lui prima diciamo, mi ha scelto perché aveva visto il programma appunto di Domenica Inn, in cui io facevo la ragazza pompon, e poi ha chiesto delle foto, e poi siamo andati a fare prove. Ma era un'esperienza indimenticabile, è un'esperienza, è stata un'esperienza indimenticabile, perché noi venivamo chiamate verso le 7 del pomeriggio dall'assistente alla regia per girare la sera alle 10, ed erano tutte scene bellissime: l'arrivo delle Miss sulla Certo. barca, il ballo, la gnoccata, perché io poi facevo la parte della Miss, cioè una amica della co-protagonista, che era la fidanzata di Roberto Benigni, quindi una parte anche abbastanza importante, e c'era questo mondo magico di lui, che diciamo come un grande giocoliere improvvisava, chiamava, faceva le voci di tutti, eccetera, ma con grande ironia, leggerezza e Chiarissimo. anche amore. Sì, è una cosa che non dimenticherò mai per tutta la vita, sicuramente. Allora, Maddalena, so che hai più di una novità da raccontarci. Iniziamo con quella dell'11 febbraio a Palazzo Ferraioli, dove canterai nel coro del maestro Ambrogio Sparagna, giusto? Ce ne puoi raccontare? Qualche piccolo, no, diciamo è l'11 febbraio, però all'Auditorium Parco della Musica canterò nel coro popolare del maestro Ambrogio Sparagna la tarantella di Carnevale davanti a 1200 persone, con grandissimi artisti. Tra l'altro è l'11 febbraio alle 11, quindi se volete prenotarvi è una cosa molto bella, perché poi ci saranno gigantesche maschere di carnevali di Pulcinella e dei carnevali della Basilicata e di altre regioni d'Italia, come il Molise, la Campania, il Lazio e tutt'altro. E poi noi canteremo anche in varie lingue, per esempio in greco. Ma sì, è una cosa meravigliosa, e quindi diciamo che questi concerti sono trascinanti per la persona. Infatti mi ha colpito anche l'ultima intervista appunto al maestro Ambrogio Sparagna, perché lui racconta la musica come dono che Che deve dico è andata condividere in con onda la gli settimana altri. Esatto, quella scorsa, che è andata in sempre su onda, questi esatto, schermi. su questi schermi, perché è il dono della musica, che è una cosa meravigliosa. Infatti lui fa dei progetti anche per i ragazzi
ragazzi disabili, per persone più emarginate, che però nella musica trovano anche un centro, una collocazione. E anche per noi che cantiamo nel coro è veramente un momento magico e meraviglioso. Infatti sono grata anche al maestro di avermi scelto. Magari veniamo a vederti. Certo, perché dai, no? Sì, Maddalena, io andrei a concludere brevemente quali saranno, già ne hai detto uno, i prossimi tuoi impegni artistici. Ah sì, e dunque proprio a breve ci sarà il 1 febbraio che diciamo... con questo orgoglio lo dico, ci sarà la mia premiazione da parte del professor Luca Filippone per il premio internazionale Comunicare l'Europa a Palazzo Ferraioli alle ore 15, anzi anche invito chi volesse venire perché c'è l'ingresso libero, e Palazzo Ferraioli è nel cuore di Roma, Piazza Colonna, ed è un evento internazionale, infatti sono molto grata anche di essere stata scelta per questa premiazione. Poi diciamo in progetto in cantiere altri libri, uno era quello che è stato premiato nel corso di una bellissima manifestazione a Rimini. E poi la portavo in tutta Italia, mi sembra. Sì, perché praticamente sono stata la vincitrice del premio Franco Fossati, l'unica vincitrice, insomma, è una cosa bellissima. E sono andata con i miei figli a Rimini e davanti a 500 persone al Festival del Cartoon Club, che ospita 150.000 persone in 2 giorni a metà luglio. E nel corso di una bellissima cerimonia dove addirittura vicino a me c'era Altan, Francesco Tullio Altan, insomma non l'ultimo venuto, e ho avuto questo premio, questa targa meravigliosa, e quindi sono molto contenta. E quindi io adesso però sto pensando a scrivere un altro libro, anzi sta già un po' in cantiere. Però per scaramanzia, perché sono sempre via. Chiudiamo con questa scaramanzia. Non dico nulla. Perfetto, noi ti ringraziamo, ricordiamo Maddalena Menza, una nostra ormai collaboratrice. Grazie. Fissa di Luce Nosi.